La struttura di accoglienza per i cani del territorio pescarese ha acceso una diatriba politica tra i comuni di Pescara e Spoltore. La sensazione non è esattamente di buon auspicio per l'area metropolitana, indipendentemente da come si potrà chiamare Pescara, Nuova Pescara o Adriatica. Noi oggi abbiamo un canile a Via Raiale che ospita 43 cani. Per quel canile, quindi per quei cani, spendiamo circa 86.000 euro l'anno, una cifra significativa, e vogliamo continuare a spenderla a favore dei cani. C'è l'opportunità di realizzare un rifugio per cani, non un canile, un centro adozioni, quello di cui questo territorio avrebbe bisogno, perché un mecenate, Daniele Kilgren, ha messo a disposizione del Comune di Pescara, ma non solo del Comune di Pescara, anche del Comune di Spoltore, il suo terreno agricolo, cioè lui ha un terreno di proprietà a Spoltore e l'ha messo a disposizione per realizzare un rifugio per cani di eccellenza. Cos'è che non va? Ma io sinceramente non lo so, non riesco a capirlo, perché noi abbiamo cercato un'interlocuzione, ma non da oggi, da almeno 2 anni, con il sindaco di Spoltore, precedentemente il sindaco di Lorito e adesso il sindaco Trulli. Non li ho mai visti contrari al 100%, però li vedo forse in qualche modo sollecitati da altri per non fare l'intervento. E quindi oggi è tutto in stallo quando noi potremmo dare a questo territorio un centro adozioni di eccellenza attraverso un terreno agricolo che ci viene dato gratuitamente, un progetto esecutivo fatto da un etologo di fama nazionale che ci viene dato gratuitamente e con un contributo importante derivante da un finanziamento nazionale, per cui il Comune di Pescara ha messo a disposizione per questo intervento 621.000 euro, una cifra credo che mai nessuno potesse pensare fosse disponibile per realizzare un rifugio per cani. Il terreno c'è, l'amministrazione Masci ha trovato i finanziamenti necessari, ma Spoltore pare non accogliere la proposta e poco importa se il no non è del sindaco o per voce del sindaco. Nei fatti si prospetta un braccio di ferro che potrebbe andare dritto al TAR.